Oggi il presidente Laurentiis ha parlato dello Stato, ha detto due cose: una è che i concerti li facciano a Piazza Plebiscito, e un'altra ha detto aspetto il nuovo sindaco per il nuovo stadio. Quindi significa che non lo vuole fare lo Stato. Noi, allora, seriamente parlando, al di là della battuta che c'è tutta, per noi non cambia un centimetro. Noi siamo persone serie, abbiamo fatto un patto, come quando su Bagnoli facemmo un patto, quel patto l'abbiamo portato fino in fondo e qualcun altro si è sfidato. Così con lo stadio, noi stiamo nelle condizioni di realizzare subito lo stadio. Quindi per noi non cambia nulla, devo dire anche che in questo momento, siccome io sono il sindaco di Napoli e rappresento la città di Napoli, non intendo cadere in provocazioni rispetto al linguaggio, ai toni e ai contenuti del presidente Laurentiis, che per un momento forse ha pensato di interpretare la parte del prossimo film di Natale, ma qui non siamo nella Film Auro, questa è la città di Napoli. Quindi noi siamo persone oneste che rispettiamo i patti. Noi vogliamo lo stadio nuovo insieme alla società, vogliamo un grande stadio, uno stadio in cui si possano fare i concerti e anche altro. Se qualcuno si vuole sfilare, non usi pretesti inutili, sia franco e chiaro. Quindi noi andiamo come un treno ad alta velocità per quell'obiettivo, non ci fermiamo e ovviamente abbiamo tutte le condizioni per realizzare in un modo o nell'altro l'obiettivo che ci siamo dati. Quindi diciamo anche se il Presidente non mette i soldi Punto, o... per adesso mi fermo qua. Devo capire se stiamo al film di Natale o stiamo ad argomentazioni serie.